Sono nato a Gavasseto, da giovane nella mia famiglia che era composta, avevo tre sorelle, e il mio papà, la mia mamma erano dei vecchi socialisti, frequentavano anche, lavoravano per il Partito Socialista. Quindi da quel ramo io sono sempre stato antifascista, fin da ragazzino, perché lo posso anche dire, ricordo bene, nel 1923, mi pare che io avevo 5 anni, quando bruciarono la cooperativa di consumo di Gavasseto, cosa che mio papà e la mia mamma avevano sempre lavorato per costruire questa cooperativa, se non che mi ricordo quando la notte sono venuti a svegliarli dicendo sta bruciando la cooperativa. Questo qui è una cosa che non la scorderò mai. Da quel problema io dopo a una certa età non sono mai stato iscritto al fascio, anche per altre ragioni, perché i giovani di quel periodo che erano iscritti al fascio tutti i sabati avevano dei problemi di premilitare, di corsi e non corsi, e io sono riuscito a non prendere mai la tessera per non frequentare quell'ambiente. Sono andato a abitare a Villa Rivalta. Qui dobbiamo entrare nel periodo delle Regiane. Sono andato a abitare a Villa Rivalta e a 17 anni, 16, neanche 17 anni, sono stato assunto alle officine regiane. Anche lì la lotta si faceva sempre, non era mica un bel vivere, perché ogni cosa che si faceva in quel periodo dovevi sempre presentare la tessera del fascio. E questo per me è stato un motivo in più per non essere d'accordo con i fascisti, perché ogni cosa che tu ti presentavi per qualsiasi bisogno che avevo, devi sempre presentarti con la tessera del fascio in mano. E allora io che non ci credevo, non la volevo, dovevo rimediare anch'io come potevo, come facevo e che avevo ereditato dalla mia famiglia, dai miei genitori e anche da due sorelle mie che erano più vecchie di me. La scuola, i primi 3 mesi si faceva le aste e si contava fino a 50, si imparava a contare fino a 50, perché poi le maestre non erano le maestre da adesso, era tutta. Io la mia maestra era di Casa Grande, poveretta veniva a piedi, andava a casa a piedi. La scuola era quella lì, cioè io posso prendere se vuoi il mio caso, io quando ho completato la terza elementare, che ero poi anche stato bocciato in seconda, cioè non sono più andato a scuola, non era una cattiveria di qualcuno. Che allora quando uno sapeva leggere e scrivere aveva già risolto il problema. Che ti posso aggiungere qualcosa anche di diverso. Io militare io scrivevo per uno di Guastalle due amici della montagna, perché non sapevano scrivere e avevano la mia età, cioè io aver fatto la terza elementare, non è che fossi qualcosa superiore, però il tuo problema era già stato risolto.